abbiamo utilizzato per dare poi glielo mando coinvolgendo le colleghe di lingua straniera, in particolare l'inglese, di lingua italiana, e poi perché quest'anno abbiamo avuto la fortuna di avere una docente madrelingua, utilizzeremo anche la docente, diciamo, in affiancamento. E abbiamo voluto tutti i ragazzi diciamo, a sperimentare attività quotidiane, attività che possono svolgere in realtà e confrontarsi con l'argomento del metro, quindi del tempo, sia dal punto di vista lessicale, quindi della costruzione di un glossario, sia perché noi abbiamo un sito che consente una redazione distribuita, quindi dedicando a questa attività uno spazio sul sito in modo che loro possano tenere aggiornati la giornata in meteo, confrontando la situazione meteorologica di Sarno e della Campania in generale con quella degli altri paesi europei. Quindi in particolar modo abbiamo considerato, diciamo, i paesi con i quali abbiamo dei contatti, perché è un progetto Erasmus, e quindi la Scozia, l'Irlanda, Malta e l'Inghilterra. E non so se qualcuno vuole continuare o continuo io. Abbiamo cercato di integrare anche la competenza digitale attraverso l'utilizzo della piattaforma Moodle che abbiamo, diciamo, adottato già lo scorso anno, però come istituto, se abbiamo la piattaforma Moodle abbiamo un referente per questo e inizieremo da quest'anno a gestire le nostre classi attraverso questa modalità in modo tale da integrare sempre di più il digitale all'interno della didattica, consapevoli che è il presente ma soprattutto il futuro, nel senso che non possiamo fare a meno del digitale. Chiaramente richiede uno sforzo grande da parte nostra, perché comunque siamo costretti a formarci continuamente, a sperimentare, però è anche uno stimolo, un punto di la possibilità di confrontarsi e di crescere professionalmente. Quindi ci crediamo in questa cosa, cerchiamo di portarla avanti, partendo ovviamente da un gruppo ristretto, sperando poi che questo possa avere una ricaduta tra tutti gli altri docenti. Grazie.